Buon pomeriggio dall'autodromo di Vallelunga per questa sest'ultima gara della Porsche Carrera Cup Italia, con una situazione di classifica che vede molti piloti uno attaccato all'altro, quindi una classifica assolutamente fluida. Ma subito la linea a Camilla Ronchi. Ciao Guido, sì, come da consuetudine c'è grande assembramento ma di vetture qui alla Carrera Cup Italia. Non riusciamo a vedere la fine delle vetture fino alla Roma, ma io vado a presentare subito l'ospite in griglia e do il benvenuto a Brigitte Sandner, che è country manager di Glow Italia, che da quest'anno affianca, insieme naturalmente all'altro main sponsor che è Kuwait High Performance, la Carrera Cup Italia. Cosa significa per voi essere partner della Carrera Cup Italia? Allora, per noi la prima volta, come hai detto, è un'esperienza bellissima, perché si uniscono due grandi marchi che portano valori simili, la tecnologia, la performance, lo sguardo verso il futuro, sono dei valori che noi abbiamo dentro, che anche Porsche, e per noi è un matrimonio perfetto, diciamo. Siamo molto contenti di essere qui in questa giornata poi piena di sole, è molto molto bella. Grazie mille Brigitte, ma andiamo a sentire qual è il polso della situazione per quanto riguarda la gara. Leonardo Caglioni, signori e signori, dopo la vittoria di Imola ha davvero ingranato la marcia giusta, finalmente riesco ad intervistarti, complimenti per il giro pazzesco che hai fatto, hai tre punti in saccoccia che fanno bene al campionato, sei a meno 37 dalla vetta, ma adesso cosa vedi davanti a te? Grazie Camilla, la qualifica di oggi è stata veramente molto buona, ho fatto un bel giro. Anche la macchina era veramente molto buona. Adesso sarà importante fare un buono stacco, quindi una buona partenza, e poi la gara è abbastanza lunga, gestirla al meglio e cercare, se si riesce a passare per primi, imporre il proprio ritmo, se no comunque stare col gruppetto di testa. Bene, questo era Leonardo Caglioni, volevo riuscire a parlare anche con Marco Cassarà, però non c'è tempo. Marco Cassarà, che si è portato a casa una pole position importante per quanto riguarda la Michelin Cup proprio nel circuito di casa, ma abbiamo il tempo di fare una battuta con Jimmy Quaresmini, che è lì attaccato col fiato sul collo, soli pochissimi millesimi da Leonardo Caglioni. Sono stato molto soddisfatto del risultato della qualifica. Ho fatto un piccolo errorino alla curva della Sorata che probabilmente mi ha costato la pole position, ma abbiamo visto che sul passo gara siamo molto competitivi e i nostri diretti avversari in campionato ci partono dietro, quindi oggi è fondamentale fare una bella gara e arrivare il più avanti possibile. Bene, dobbiamo andare, buon divertimento, buona gara, te la linea Guido. Si prospetta quindi una gara tostissima, anche perché, come ha ricordato Gianmarco Quaresmini, che è secondo in classifica, staccato di pochissimi punti, solo 5 da Alessandro Giardelli, tutti i suoi diretti rivali, a parte Caglioni, che secondo me potrebbe rientrare nella lista dei vincitori della Carrera Cup Italia. Partono tutti dietro, infatti dietro a Quaresmini c'è un'altra vettura del team Ombra, quella di Aldo Festante, sempre in gran spolvero qui a Vallelunga, debuttò proprio in Carrera Cup su questo autodromo 2 stagioni fa, poi Alberto Cerqui con la vettura della Kuwait High Perform, in terza fila il capo classifica del campionato Alessandro Giardelli, poi Enrico Fulgenzi, ottima la performance del Doberman in sesta posizione. Poi Moncini, Leonardo Moncini, il più giovane tra i piloti della Carrera Cup Italia, che dopo quest'estate sembra avere preso bene in mano la vettura del team Ghinzani. Accanto a lui il compagno di squadra Daniele Cazzaniga in quarta fila con l'ottavo tempo, poi Gianmarco Levorato e Benny Strignano. In sesta fila il capo classifica, come ricordava Camilla Ronchi, della Michelin Cup, Marco Cassarà, che è riuscito a entrare nella top 12, ovvero coloro i quali si sono giocati la Super Pole, e il lituano Tovilavicius, buona anche la sua prestazione, settima fila per Vukov e Gattuso, ottava per Malvestiti e Moretti, che in realtà doveva partire molto più avanti ma è stato penalizzato dai commissari sportivi perché sono stati scaricati dei dati dalla sua macchina in regime di parco chiuso e non si poteva fare. In nona fila De Giacomi, secondo della Michelin, e Fenici, poi Rindone, Piccioli, Giorgi e Locanto, Venerosi e Galassi, Donzelli e Peroni, Montagnese, Scannicchio, Parisini e
Simone Iaquinta penalizzato per i fatti di Imola, poi Randazzo penalizzato perché non ha rispettato delle bandiere gialle in occasione di un testacoda avvenuto a Covilovicius a metà della curva Roma, e Amati stessa sanzione anche per il giovane vincitore di gara. Tecnico, pochi sono i punti dove si può passare, sicuramente all'uscita del curvone andando alla staccata dei Cimini e poi tra la curva Campagnano e la Sorate. Più difficile soprattutto con le Porsche, che sono vetture a ruote coperte, quindi hanno delle dimensioni importanti, riuscire ad infilare i propri rivali nel tornantino dove chi riesce a mantenere una traiettoria ideale difficilmente riesce a dare spazio ai propri avversari. Mi ha raggiunto, dopo essere stata a guardare i suoi ragazzi, il responsabile del motorsport per quanto riguarda Porsche Italia, e non c'è bisogno di presentazioni, Valentina Albanese, con una situazione davanti che è estremamente interessante, Valentina, anche perché ci sono alcuni piloti tipo Marzio Moretti che sono stati penalizzati e saranno costretti a una rimonta quasi disperata. Di partenza proprio subito dopo il cavalcavia, quello che si vede in fondo alla griglia, proprio perché gli ultimi, in caso di schieramenti così numerosi, non lo riescono a vedere il semaforo vero, il primo, e quindi è necessario che guardino quello. Sì, poi tra le altre cose la visione della prima curva è impedita a tutti, anche a quelli che partono in prima fila, perché tu che sei di Roma, che hai corso tantissime volte a Vallelunga, c'è questa salita poi discesone che porta al curvone, che è sempre un momento delicato, soprattutto nelle prime fasi di corsa. È senz'altro una delle più belle curve, secondo me, al mondo. Sì. È una curva molto impegnativa, molto veloce e giustamente, come dici tu, impegnativa su un modo di un giro che arrivano abbastanza pochi anni. Lì se si esce diventa veramente pericoloso. Allora, situazione davanti con questo Leonardo Caglioni, che dopo la vittoria di Imola ha preso anche conoscenza delle proprie potenzialità e finalmente le sta esprimendo, ma direi che tecnicamente tutto il team Ombra qui è andato davvero molto forte, se pensiamo anche Tovilavicius è relativamente davanti, intanto vediamo le immagini di uno dei tanti piloti impegnati, che è Gianmarco Levorato che si è ripreso benissimo dai fatti di Imola, è riuscito ad entrare nella top 12. Poi vi ho già detto, c'è Leonardo Moncini alla sua migliore prestazione su una pista estremamente tecnica, mentre vediamo Simone Iaquinta che è costretto a partire dai box, probabilmente il ragazzo calabrese, il bicampione in carica, ha qualche problema tecnico di troppo, ma siamo nella fase più importante di questa gara, almeno inizialmente l'accensione e lo spegnimento del semaforo rosso con ottimo scatto da parte di Gianmarco Quaresmini e anche di Leonardo Caglioni, c'è una chiusura in fondo allo schieramento che è rimasta ferma, con Leonardo Caglioni che è andato a prendere il primo posto davanti a Quaresmini, che sta andando verso la curva dei Cimini, dove Quaresmini fa una staccatona, sfrutta tutta la potenzialità del proprio ABS e porta la vettura del Team Tsunami Centro Porsche Brescia al comando della gara. Le mosse importanti da parte di Quaresmini, che ricordiamo sta lottando per la leadership del campionato, ma c'è l'attacco ancora di Leonardo Caglioni, ha chiesto troppo alle proprie gomme e al proprio impianto frenante. Quaresmini che viene sfidato anche Stante, e adesso assieme stanno andando verso la Sorate, dove c'è anche Alberto Cerqui e ha perso due posizioni per eccesso di grinta, forse. Guarda, veramente un gran peccato, perché aveva fatto questa staccata la prima dei Cimini veramente meravigliosa. Quello che non mi torna è se hai visto quel leggero fumo bianco. Noi sappiamo che le GT3 Cup sono dotate di ABS, quindi questi bloccaggi in realtà non dovrebbero esserci. Mi chiedo se non ci fosse magari qualcosa
riuscito a superare Leporato, che è stato sfidato anche da Vukov, ma ci sono due vetture dell'ombra proprio davanti a tutti e sono Caglioni e Festante. E prima che arrivassi tu, dicevo, intanto Moretti naviga a centro, dicevo che Festante qui è un po' sulla pista di casa, ha debuttato, è arrivato, fece una pole position, addirittura qui va fortissimo. Non è stata eguagliata quest'anno, quindi detiene tuttora il record, comunque va fortissimo sempre Aldo qui a Vallelunga. I miei complimenti veramente al team Ombra, perché vedere queste due macchine con la stessa livrea in prima e in seconda posizione fa veramente onore al loro lavoro. Ricordiamo sempre il supporto del centro Porsche Padova rispetto a questo team. Non dimentichiamo che Caglione e Festante sono anche due ragazzi dello scholarship del programma italiano, che sta facendo Andrea Boldrini nel tirar su questi ragazzi che stanno dimostrando non solo doti velocistiche ma anche di saggezza, di calma, di riflessività, che veramente, insomma, a 18 anni o poco più, che è l'età che hanno, sono fuori dal comune. Mentre purtroppo parlavamo di Moncini e lui, il pilota che non è riuscito a partire. Ma che peccato. Poi scopriremo anche la Camilla, che cosa è successo, se è andata in stallo con l'avventura Marcelliano. Subito dietro la vettura del pilota Iesino, e dietro Cazzaniga c'è Benny Strignano, poi Vukov, Leporato che complete i primi 10. Cassarà per il momento è nettamente al comando della Michelin Cup. A fianco al suo nome, non vorrei che semiasse in partenza e essere rimasto lì, non lo so, ci piacerebbe poi magari che Camilla nei suoi diciamo tragitti in pit lane ci possa dire qualcosa. Un gran peccato per Leonardo, che qui a Vallelunga aveva fatto vedere che anche lui ci sta. Sì, ha fatto una qualifica molto importante, erano stati buoni anche i suoi tempi nelle varie sessioni di prove libere. Ricordiamo che in settimana alcuni piloti, intanto c'è l'attacco, un tentativo di attacco manifestante nei confronti di Caglioni, vedete la... Gianluca Giorgi che invece è riuscito a partire. Quindi per Moncini ci dovrebbe essere stato un problema dopo nel la corso, partenza, nel corso sì. del primo giorno, l'errore, il problema che è accaduto a Gianmarco Quaresmini. A te Camilla. Moncini comunque ha transitato qui sulla pit lane, è appena rientrato in pista, adesso vi darò notizie. Grazie. Bene, grazie. La nostra Camilla sempre come al solito pronta a darci tutti gli aggiornamenti della pit lane. Grazie Camilla, intanto vediamo che non si sgrana troppo, insomma, tra Caglioni e Giardelli che in quinta posizione ci sono appena due secondi. Non dimentichiamo Enrico Fulgenzi con il suo nuovo team, livrea inconfondibile, tutta gialla, insomma la sua pista di casa. Qua Enrico è sempre stato super veloce, quest'anno supportato dal centro Porsche Pesaro, che crede in lui, nella sua struttura, nel suo programma. Tra l'altro qui Enrico porta anche una vettura guest del pilota Gabriel Rindone, che in questo momento tra l'altro occupa la terza posizione della Michelin Cup e la diciottesima assoluta, quando parliamo di uno schieramento di 32 macchine, quindi insomma non è poca roba, direi. Leonardo Caglioni ancora al comando di questa corsa, ma vedete che Festante Aldo si è pericolosamente avvicinato al più giovane compagno di squadra, ragazzo bresciano che, ricordiamo, ha debuttato in automobilismo proprio in una gara di Vallelunga di 3 stagioni fa. Ma Quaresmini e il suo amico Alberto Cervi sono tallonati in quinta posizione da Giardelli. Da Benny Strignano, buona l'avvio di gara di Vukov con la vettura del centro Porsche Bari, quella della GDL che è in una posizione poi Leporato. Moretti ha guadagnato qualcosa, è riuscito ad avere la meglio di Federico.
Vinicius, Alex De Giacomi che è secondo di Michelin, Rincone che è terzo, che è una grandissima gara, la sta facendo Amati perché dall'ultima posizione della griglia è già risalito in 17esima e sappiamo, Valentina, che qui a Vallelunga ce ne dà dimostrazione anche Festante, non è semplice passare. C'è stato un contatto tra la vettura della Gardner e la vettura di Stefano Gattuso. In questo momento io mi sto avvicinando perché è arrivato in pit lane la vettura di Amati e poi anche quella di Simone Iaquinta, quindi il tempo di capire cosa succede e vi do aggiornamenti. Grazie. Amato. Che sta combattendo con qualche problema tecnico, ricordiamo sì, che la sua macchina è andata quasi completamente distrutta con l'incidente di Imola che l'ha portato tra l'altro anche alla rottura di due vertebre, quindi è stata una bella morte. Però ha recuperato che ricordiamo che è arrivato terzo nella Super Cup di Zandvoort, che è una delle piste più difficili al mondo, e decimo la settimana scorsa in occasione del Gran Premio d'Italia. Si è ripreso, ma qui c'è Vukov che è attaccato da Moretti che ha guadagnato un'altra posizione. Questo è Marco Cassarà invece che ha il comando della Michelin Cup. A Marco c'è il pilota Tovilavičius che sta andando veramente molto molto forte, lo costringe all'esterno anche perché è stata abbastanza ottimistica la manovra di Tovilavičius. Sono in lotta per la stessa classifica mentre Moretti va ad attaccare Vukov all'attacco della curva Campagnano e riesce a passare il pilota macedone che potrebbe prendersi la rivincita verso la Solato, no, ma Moretti sta facendo una gara bellissima, c'è l'attacco anche da parte di Gianmarco Levorato nei confronti di Vukov, passa anche Levorato, quindi cambia la classifica, ma ora abbiamo notizie di Iaquinta mentre Vukov ci prova la trincea su Levorato che però stacca più lungo verso il semaforo e mantiene la posizione. A te Camilla. Sì, con Simone Iaquinta sembri rassegnato dei problemi che comunque sono partiti durante il weekend. Sì, purtroppo dopo l'incidente di Imola la macchina è stata ovviamente smontata, rimontata tutta, purtroppo ieri un problema, oggi un altro, siamo costretti a ritiro, però va bene così, non è colpa di nessuno, è solo un po' di sfortuna. Grazie. Grazie Camilla. Allora bella questa lotta tra Moretti che se n'è andato, adesso Moretti a circa 6 secondi di distacco, ma la gara è lunga, va alla casa di Bello Strignano. Marzio è in forma, tra l'altro insomma non dimentichiamo che è stato penalizzato, insomma, nel processo per una disattenzione da parte del team. Sbagliato Vukov intanto al curvone, lo avete visto, momenti di grande spavento e dà la possibilità anche a Federico Malvestiti di superarlo, mentre c'è una grande rimonta anche da parte di Randazzo che si è imbarazzato, credo, della vettura di Piccioli. Sì, sì, la vettura azzurra celestina di Gianluigi Piccioli, Randazzo anche che sta facendo la sua rimonta, quindi devo dire che l'entrata è stata anche un po' garibaldina. Esatto, Piccioli è stato molto bravo ad accorgersi che stesse arrivando Randazzo, ma secondo me Randazzo lì era 10-15 km orari più forte di come avrebbe dovuto essere, quindi bravo Piccioli ad accorgersi e a scansare. Allora in testa c'è una situazione interessante perché Festante sommato sta facendo da gregario, mi sembra, a Leonardo Caglioni. Dietro c'è Quaresmini che ha attaccato il suo grande amico Alberto Cervi. Ricordiamo che i due sono in lotta per il campionato. Hanno un leggero margine su Alessandro Giardelli che ha il comando della classifica con Alberto Cervi che si è trovato all'interno della curva Roma. Poi daremo la linea alla Camilla finita questa fase perché mi sembra che Cervi non voglia proprio rimanere dietro ai suoi grandi amici. Ricordiamo due vetture
di due team diversi, Kuwait High Perform per Alberto Cerqui, Tsunami Centro Corso Brescia per Gianmarco Quaresmini, ma per il momento non è accaduto nulla. A te Camilla. Sì, con Giorgio Amati, anche lui costretto al ritiro. Giorgio, cosa è successo? Purtroppo un errore mio dopo una splendida partenza dove dalla 32esima posizione è arrivato in P14, credo, mi dispiace tanto per Gattuso, e io non stavo facendo sorpasso, ho frenato, la macchina mi ha tirato ABS, un errore mio, e l'ho colpito. Mi dispiace che ci sia entrato anche lui nell'incidente, tanto, anzi, dopo cercherò di chiedere scusa. Grazie. Grande onestà da parte di Giorgio Amati, che ricordiamo è al debutto quest'anno ed è già riuscito a vincere gara 1 Imola, mentre vedete che sta pizzicando, stuzzicando Gianmarco Quaresmini e Alberto Cerqui, ma i due si conoscono benissimo, spesso viaggiano addirittura assieme in pista, se le danno di santa ragione, di fatto finta la prima corsa, mentre si vuole a compiere pochissimi giri, ha ottenuto la tornata più veloce e gli darete anche la classifica del campionato, e l'immagine adesso era per Enrico Fulgenzi, che sta lavorando molto bene con il tutto, per far crescere, come diceva Valentina Albanese, il suo sogno è riuscire a schierare una vettura made in Fulgenzi Aleman nel WEC nel giro di 5 anni, e questa è la priorità che si è data della GT3 Cup 991 all'interno di quella del proprio rivale, ma mantiene la posizione Gianmarco Quaresmini, mentre mi sembra poter respirare al momento Leonardo Caglioni. Un discreto margine su Fessana, poi consideriamo insomma che la vettura che lo segue è di un compagno di squadra, quindi questo fa tendenzialmente stare un po' più tranquilli. Vediamo invece belli vicini i due super amici Quaresmini e Cerqui, ricordiamo Quaresmini portacolori del Centro Porsche Brescia e Cerqui pilota ufficiale Kuwait High Perform per quest'anno, sono sicuramente tutte e due molto veloci, stanno correndo Guido anche in ottica campionato, perché sì, loro due sono in seconda e in terza posizione del campionato dietro ad Alessandro Giardelli, che in questo momento sarebbe il terzo, esatto, del loro gruppo, vedete, quindi potrebbero guadagnare qualche punto su di lui, e sinceramente adesso che abbiamo scavallato la metà del campionato, questi sono ragionamenti che i due piloti devono fare, soprattutto in considerazione che la prossima gara, lo ricordiamo, che Porsche Experience Center di Franciacorta, quindi settimane, dopo tanti anni la Carrera Cup torna a correre su un circuito che è completamente rinnovato, è stato, non dico buttato giù, perché proprio per seguire l'obiettivo della sostenibilità sono stati riqualificati in molti modi, quindi è stato diciamo ristrutturato con la classe e lo stile Porsche, è stato inaugurato. Le cui immagini stanno girando il mondo, perché veramente è stata pazzesca. La scorsa settimana la Carrera Cup ci tornerà, appunto, come dicevamo, dopo tanti anni, il primo weekend di ottobre in occasione del Porsche Festival, e per quell'occasione dovremo dividere lo schieramento, perché quest'anno siamo talmente tanti, Guido, e qui l'abbiamo dimostrato partendo in curva alla curva Roma, che correremo due gare separate, Pro e classifica Michelin più Silver. Quindi sarà un nuovo... Voi telespettatori avrete quattro gare, per noi doppio lavoro, ed è un piacere. Abbiamo intravisto prima un errorino da parte di Enrico Fulgenzi, mentre guardiamo che cosa succede nelle retrovie. C'è stato un rientro in pista da parte di Luigi Peroni, e non si è accorto di una vettura che lo stava quella di Viscalini, Montagnese, Montagnese, che è al comando della SIN. Vedete, c'è stato un errorino anche da parte di Enrico Fulgenzi prima di uscire della curva, questo è il trenino di cui parlava Valentina, ma ce n'è un altro molto interessante, perché sto guardando i tempi, perché Alex De Giacomi, che è secondo, è lì molto vicino a Marco Casaraia, due secondi, e ritorna, non è troppo distante perché ha 5 secondi all'andazzo, risalito, grande gara quindi da parte di Randazzo, che partiva in ultima fila ed è quarto della Michelin Cup, quindi davanti a Diego Rosato. È stato molto bravo Randazzo. Allora, prima dell'incidente che è successo in qualifica, lui aveva dimostrato che su questo circuito aveva un passo molto molto veloce, e qui subito prima di salire in macchina per
gara 1 mi ha detto: Valentina, io miro a risalire in gara 1 in modo tale da partire sullo schieramento più avanti e giocarmi una gara 2 come se fosse appunto dalle qualifiche. Lo sta facendo, in effetti adesso occupa la quarta posizione della classifica Michelin, ma attenzione, mancano 11 minuti più un giro. Ha lì davanti già nel mirino Gabriel Rindone, potrebbe veramente raggiungere il podio e questo sarebbe uno strepitoso risultato per lui. E non vorrei che iniziasse una leggera crisi per Gianmarco Quaresmini, perché Alberto Cerqui in apparenza sembra essere più veloce, sembra avere la possibilità, una volta superato il collega bresciano, di passare e mettiamo andare all'attacco di Aldo Festante. Come potete notare, ha perso qualche posizione Festante, Quaresmini, e Alessandro Giardelli, il capo classifica del campionato, si è Giardelli. C'è Enrico Fulgenzi che sta osservando la situazione. Fase prossima di doppiaggio da parte di Leonardo Caglioni nei confronti di Parigini, che come sempre è molto corretto, che si è fatto da parte all'uscita della curva, si fermerà perché conoscendo lascerà passare. È un gentleman, è un gentleman che si diverte tantissimo al volante delle TT3 Cup con ancora Leonardo Caglioni, che ha decisamente aumentato il proprio vantaggio su Aldo Festante, con Quaresmini, Alberto Cerqui, sempre Franco Bollato alla vettura del Team Tsunami, Giardelli e Rigonzi. Hanno fatto il proprio sbaglio. Poi abbiamo al settimo posto, ottimo, Daniele Cazzaniga, molto sfortunato quest'anno, all'ottavo Strignano, al nono Moretti, che si è avvicinato a Benny Strignano, come diceva Valentina, quando mancano ormai circa 10 minuti e mezzo. La conclusione, errore di Quaresmini, questa volta potrebbe farcela, ma all'esterno Alberto Cerqui inizia a sentire la pressione del proprio rivale. Cerqui tenta in accelerazione di rubare il posto a Gianmarco, che adesso sta faticando per tenere la propria terza posizione. E guardate quanto Giardelli, che mi sembra molto maturo a scapito della sua giovanissima età, che controlla la situazione, è quello che ha maggiormente da guadagnare nei confronti di questi due. Ma secondo me Giardelli sta facendo la scelta giusta, è lì ad osservare come i cinesi, che poi alla fine magari qualcosa accada davanti a lui. Non rischia, perché in questo momento lui ha il vantaggio della classifica, non è necessario che rischi, e ovviamente adesso tutto sta nelle mani di Quaresmini e Cerqui, che due superamici, che cosa combineranno nei prossimi giri. E addirittura adesso Giardelli è in coda ad Alberto Cerqui, in scia, si prende un leggero spazio al curvone, perché lì se stai in scia al curvone il sottosterzo poi ti manda fuori, quindi è stato veramente molto bravo Giardelli, che ricordiamo è seguito da uno dei migliori piloti di vettura a ruote coperte all'epoca del Superturismo, che è Max Piccoli, che ricordiamo gli fa quasi da chioccia, perché sono sempre assieme. Max Piccoli, che tanto era grintoso in macchina, tanto è sereno e calmo come persona nella vita, qui sta a catona da parte di Enrico Fulgenzi, che va leggermente in crisi con la propria vettura, inconfondibili colori giallo e nero del Team Fulgenzi, e dietro c'è Daniele Cazzaniga, che sta viaggiando molto bene, leggermente più veloce addirittura di colori quali ha davanti. Bella la gara anche di Daniele. Bellissima la gara di Daniele, bellissima la sua prestazione qui a Vallelunga, è stato tra i primi durante tutte le sessioni, sin dalle prove libere. È un ragazzo molto molto serio, ricordiamo lavora anche in Porsche, ha un ruolo presso i centri Porsche di Milano, molto educato, molto carino, molto composto. A me piace molto perché è la tipica espressione del Porsche style, no? del DNA Porsche, quindi complimenti a Daniele, che insomma anche quest'anno ha deciso di schierarsi all'ultimo, supportato egregiamente dal team Ghizzani, che sappiamo che ormai è collegato storicamente ai centri Porsche di Milano. Sta facendo veramente una super bella figura qui a Vallelunga, occupando in questo momento la settima posizione, ma potrebbe anche, abbiamo visto il Gensi negli ultimi giri non proprio al top, come se stesse un attimo soffrendo scelte di giusto. Cassarà è stato raggiunto da Alex De Giacomo, che c'è questo trenino tra un macedone che è Risto Vukov, vettura gialla, centri Porsche, un romano
Sarà e De Giacomi, una coppia di fatto, li definiamo perché sono sempre assieme, le loro famiglie, le loro mogli, fanno le vacanze assieme, cenano assieme, in pista sono i rivali. De Giacomi, ricordiamo, ha saltato l'ultimo appuntamento prima delle ferie perché gli è nato un bambino, quindi è diventato papà, ha preferito le esigenze di famiglia, ha permesso quindi a Marco Cassarà di passare al comando della classifica, ma adesso vuole recuperare il terreno perduto. Mi sembra che Marco non ne abbia intenzione, mentre è bellissima la lotta che c'è tra Vukov e Tovila Vincius. Guarda, mentre durante le qualifiche Cassarà aveva dimostrato superiorità nei confronti proprio sia di De Giacomi che degli altri colleghi della Michelin Cup, tanto da entrare nei Q2, lo sappiamo, insomma, quando un Michelin entra in Q2 vuol dire che va veramente forte. E qui in gara sembra che le scelte di setup soprattutto stiano avvantaggiando Alex De Giacomi. E quindi ricordiamo tra l'altro pole position conquistata da Marco Cassarà qui per la prima volta, e sarà così da qui alla fine dell'anno intitolata, dedicata al nostro, come Camilla ha ricordato sulla griglia di partenza, altro super partner che si è aggiunto a Kuwait quest'anno, che è GloItalia. Abbiamo sentito Brigitte raccontare insomma quanto sia soddisfatta di questa partnership, tanto che appunto abbiamo creato anche un trofeo che per ogni gara doneremo al vincitore della Michelin, della pole position della Michelin Cup. Quindi stiamo ancora di più rafforzando questa partnership che ci auguriamo che proseguirà anche per i prossimi anni. Staccatona da parte di Marzio Moretti, che va a guadagnare una posizione, lo ha fatto passare, è stato molto corretto Benny Strignano, ma guardiamo quello che succede con Quaresmini, che è salito al secondo posto, è precipitato Aldo Festante, non abbiamo visto che cosa sia accaduto, quindi Quaresmini Gempi adesso sarà costretto Giardelli, per non perdere troppi punti, ad attaccare il pilota del team Ombra, che è chiaramente in difficoltà adesso. Giardelli ha rischiato troppo, vanno alla S, uno ha pagato all'altro, si toccano e va in testa coda Alessandro Giardelli. Sopravvive invece la vettura di Aldo Festante, che comunque è costretta a lasciare passare sia quella di Fuggenzi sia quella di Daniele Cazzaniga. Vediamo che cosa è successo poco fa. Allora la Campagnano c'è, qui è andato alla tra Festante e Giardelli. Allora io ritengo che non ci sia stata cattiveria da parte di nessuno dei due, ritengo che però forse Giardelli avrebbe potuto aspettare perché Festante era palesemente in crisi, lui non ha Festante come diretto concorrente nella lotta al titolo, forse avrei aspettato un attimino di più, ma non dimentichiamo che Giardelli è super giovanissimo e forse insomma un po' di foga in più di me ce l'ha. Adesso ci riproverà Giardelli, perché se manteneva quella posizione andava in pole position per la gara di domani, ricordiamolo. Intanto Leonardo Caglioni, e dietro abbiamo i duellanti Quaresmini e Alberto Cerqui, dietro a Cerqui Enrico Fuggenzi, quindi c'è un giovanissimo, 18 anni compiuti in aprile, un campione, il campione del 2018 Gianmarco Quaresmini, un vice campione Alberto Cerqui del 2013 quando proprio vinse Enrico Fuggenzi, quindi c'è una vecchia generazione nelle posizioni retrostanti, una nuova generazione che è al comando, segno di quanto è importante anche il lavoro che Scholarship Program Porsche sta facendo. Ricordiamo l'anno scorso Leonardo Caglioni lottava per la posizione di centro classifica con i ragazzi della Michelin Cup e adesso è qui, ha già vinto ad Imola, sta dominando Valerio. È proprio così, i ragazzi li vediamo proprio crescere all'interno del programma Scholarship Italiano, sono molto felice anche perché molti di loro ripetono il campionato, proprio perché non solo credono nella serie ma probabilmente credono anche in questo programma di supporto che li aiuta a crescere. Noi siamo molto orgogliosi di loro e ricordiamo che il vincitore anche quest'anno dello Scholarship Programma Italiano, l'anno scorso è stato Festante, lo ricordiamo, quest'anno non sappiamo ancora chi sarà inviato in un circuito ancora da definire per
giocarsi un posto da junior ufficiale Porsche per la stagione 2022. Prosegue la crisi di Festante, Giardelli ha ripreso la sesta posizione, per cui teoricamente potrebbe partire in pole position nella gara di domani, appuntamento domani alle 13. Moretti è settimo, quindi ha superato Aldo, ci sono dei problemi sulla vettura del pilota di Caserta con Quaresmini e Cerqui, che adesso cercheranno di mantenere le loro posizioni. Per quanto riguarda la Silver, andiamo a vedere quella che è la classifica. Dovrebbe esserci sempre questo duello tra Montagnese e Scannicchio, che si stanno dividendo un poco la lotta per questo campionato, che è apertissimo per le Porsche tra virgolette più piccoline. E abbiamo Scannicchio che è secondo, mentre Montagnese è il primo e ha la soddisfazione di essere davanti a una vettura della Michelin Cup, quella di Luigi Peroni, che comunque abbiamo visto in precedenza è stato coinvolto in un testa coda e quindi ha perso terreno. Caglioni ha fatto il vuoto alle proprie spalle quando mancano 14 secondi più un giro, quindi due giri alla un giro e mezzo alla conclusione di questa corsa, che è stata per il momento una corsa priva di grandissimi colpi di scena, contrassegnata dal dominio iniziale delle vetture del team Ombra, poi Aldo Festante, che era in seconda posizione, è andato in crisi, è una crisi tecnica sicuramente, perché il ragazzo è precipitato al nono posto ed è stato superato anche da Benny Strignano. Intanto Cassarà e De Giacomi proseguono, uno attaccato all'altro, il loro duello per la supremazia in Michelin Cup, terzo è Rindone in Michelin Cup e quarto è Randazzo, che comunque ha perso qualche cosina, ha perso qualche cosa nei confronti davanti. Ecco Alberto Cerqui con la vettura di Kuwait High Perform, curva Roma per Leonardo Caglioni, ancora un giro completo per il ragazzo di Bergamo, che sta guardando negli specchietti e se immaginiamo quanto è la trepidazione della palucca di mamma Marisa, che lo stanno seguendo dai box. Il papà di Caglioni è quasi un nostro collega perché si occupa di televisione da anni. Eccolo qui Leo, che sta affrontando con sicurezza l'uscita della curva dei Cemini, mentre c'è ancora un attacco da parte di Levorato nei confronti di Aldo Festante, che riesce a superarlo, quindi con anche la prestazione di Levorato, mentre ha il suo da fare in questo ultimo giro. Quaresmini nel mantenere una seconda posizione che gli assicurerebbe la provvisoria leadership nel campionato, e al secondo posto salirebbe proprio Alberto Cerqui. Comunque per Giardelli il sesto posto è sotto investigazione per l'incidente con Festante, ma credo che non ci sarà alcun tipo di penalizzazione per Giardelli. Oltre il sesto posto c'è anche la considerazione che domani partirà in pole position, l'ultima possibilità per Alberto Cerqui di passare Gianmarco Quaresmini. Ci ha provato ma non ha potuto rischiare fino in fondo il patatrack il pilota bresciano, ma seguiamo Leonardo Caglioni, che per il secondo weekend di seguito, la seconda gara di seguito, va a vincere la Porsche Carrera Cup Italia. Grandissima la vittoria di Leonardo Caglioni, che con questa doppia vittoria va aritmeticamente, entra in lizza anche lui per la conquista del titolo. Mancano 5 gare alla conclusione di questa corsa. Classifica Caglioni, Quaresmini, Cerqui, Fulgenzi, bravissimo Daniele Cazzaniga, quinto Giardelli, Moretti, Strignano, Levorato, Malvestiti, che finalmente dimostra di essere il pilota che avevamo conosciuto nel mondo dell'Europosto. Sfortunatissimo Festante, undicesimo, poi Vukov, Tovilavicius, Cassarà, che batte in volata De Giacomi e va a conquistare il primo posto in Michelin Cup davanti a Dalex
Battista e Giacomo e Arindone che è terzo davanti a Randazzo che comunque è riuscito a entrare tra i primi 20. Ricordiamo che partiva in 32esima posizione. Bella gara, gara molto corretta, gara che ha visto subito sparire dalle primissime posizioni purtroppo Leonardo Moncini che aveva ottenuto un gran tempo in prova, poi Simone Iaquinta reduce dalle brillanti prestazioni in Super Cup e che ha visto anche Aldo Festante protagonista sfortunatissimo di una gara in cui avrebbe meritato sicuramente una posizione da podio. Cambia la classifica perché grazie a questo secondo e terzo posto Quaresmini e Cerqui recuperano tantissimi punti nei confronti di Giardelli che comunque domani partirà in prima fila e accanto a Giardelli avremo Daniele Cazzaniga, in seconda fila Fulgenzi e Cerqui e in terza fila Quaresmini e Caglioni. Saluto Valentina Albanese che sta andando in zona podio dimenticandosi anche i propri cellulari. Li ascolteremo domani. Ecco qui la classifica confermata, grandissima la gara di Leo Caglioni. Insomma, lo avevamo detto, quando tu inizi a vincere la vittoria ti cambia anche l'approccio psicologico alla professione di pilota. In genere chi vince poi si ripete, ha maggiore sicurezza in se stesso, confida maggiormente nelle proprie doti, non ha l'affanno di dover dimostrare di essere un pilota capace. Caglioni, ricordiamo, ha iniziato, adesso lo posso dire, 3 anni fa la propria carriera automobilistica proprio qui a Vallelunga con un cappottone, lo potete vedere sui social, storico al volante di una piccola Smart. Era stato uno dei migliori kartisti italiani e della stessa generazione di Leonardo Fornaroli, insomma di Lorenzo Patrese, dei ragazzi di cui vi racconto le gesta nel campionato di Formula 4. Ha iniziato con la carriera Cup la stagione scorsa, giovanissimo, ancora non diciottenne, step by step è migliorato e adesso è uno dei punti di riferimento. Grazie anche al team Ombra di Davide Mazzoleni, ex grandissimo pilota di kart e ottimo pilota di monoposto. Ombra qui aveva posizionato due vetture nelle primissime file, quella di Caglioni e di Festante, e la gara ha dimostrato che avevano azzeccato il setup giusto. Felice, calmo, tranquillo, ma è felice anche Gianmarco Quaresmini perché è un secondo posto che equivale a una vittoria in ottica di campionato, ma allo stesso tempo sarà felice anche Alberto Cerqui perché rimane sempre lì con la vettura della Kuwait High Perform ad alitare sul collo di Giardelli e di Quaresmini. Ma siamo con la faccia pulita di Leonardo Caglioni che fra breve ascolteremo al microfono, credo, di Camilla Ronchi che è già pronta, mi stanno avvertendo, ricordando che Cassarà, Marco Cassarà, ha vinto la Michelin e Montagnese la Silver. A te Camilla con Leo Caglioni. Leo, adesso ci devi raccontare cosa hai combinato durante le vacanze. Sei tornato pazzesca forma a Imola, poi la pole position, un'altra vittoria, incredibile stato di forma, davvero. Contentissimo, felicissimi, ringrazio tantissimo Ombra per la macchina stupenda che anche durante il finale di gara si è comportata veramente molto bene. Sono riuscito a gestire bene la gara non spingendo troppi giri all'inizio per poi essere un po' più performante verso la fine. Veramente contento dopo la pole di oggi e di stamattina, per ora per weekend perfetto. Non so se tu sei bravo in matematica, ma noi abbiamo iniziato a fare un po' di conti, sei rientrato prepotentemente in lizza per il campionato. Cosa dire, sono felicissimo, dai, siamo pronti per gara 2. Grazie, adesso highlights e poi podio. C'è un piccolo particolare curioso che il cambio l'anno scorso aveva vinto d'inverno in periodo di lockdown, parlo 2020, la carriera Cup virtuale che noi avevamo commentato, ancora non era salito sulla vettura vera, sulla vettura reale, e quindi questo dimostra che anche la carriera Cup virtuale può insegnare qualcosa. Questo è l'errore di Gianmarco Quaresmini subito alla Coppa dei Cimini, probabilmente chiede troppo al proprio ABS e da quel momento la sua vettura non è più in grado di lottare per la vittoria. Secondo posto sale a
caldo e festante, c'è la bella rivincita di Moretti e anche qualche contatto di troppo, quello tra Amati e Gattuso, si è assunto tutta la responsabilità. Il pilota è seguito da Gianni Morbidelli, qui c'è l'attacco a Luigi Peroni che tiene giù e poi rientra in pista, e questo è il momento in cui arriva lunghissimo alla Campagnano Aldo Festante, consente a Gianmarco Quaresmini e ad Alberto Cerqui di prendere il secondo posto, poi ingaggia il pilota di Caserta che tenta una manovra all'esterno, poteva aspettare come detto Valentina Albanese, ma poi si riprenderà anche grazie alla sfortuna di Festante che con una vettura più competitiva precipiterà pensate in undicesima posizione, quindi non sappiamo cosa sia successo. Bravo, è rimasto senza una marcia, ce lo dirà subito dopo la gara. Quindi classifica con Caglioni, Quaresmini, Cerqui, Fulgenzi, Cazzaniga, Giardelli, Moretti, Strignano, Levorato, Malvestiti, Festante, undicesimo, Vukov, Tovilavicius, Cassarà e De Giacomi, che vanno a conquistare i primi due posti davanti a Gabriel Rindone, molto bravo, terzo con la vettura del team Fulgenzi nella Michelin Cup, mentre Max Montagnese, il calabrese volante, si prende la rivincita su Davide Scannicchio, il pilota friulano che quest'anno sta andando molto bene e va a vincere la Silver Cup. Comunque tra i due sarà lotta aperta fino alla conclusione della serie. Vi ricordo, gara 2 sarà domani a partire dalle 12.55, il nostro collegamento su Sky Sport Arena e naturalmente in chiaro su cielo. Ecco qui Davide Mazzoleni, che avrebbe voglia anche di continuare con la propria carriera di pilota, interrotta ormai qualche anno fa, però è un grande protagonista anche delle gare d'epoca. In casa riesceva la vettura sport degli anni 70, con la quale si spera di prendere parte ad alcune gare in autunno, probabilmente sull'autodromo dell'Estoril. Ma sentite gli applausi con Alberto Cerqui, inconfondibile con la sua tuta multicolorata, che è in terza posizione. Bella gara molto pragmatica da parte di Alberto, bella quella di Gianmarco Quaresmini. Due si danno la mano, sono grandissimi amici, ed ecco che sale e rischia di cadere per la seconda volta di seguito sul podio più alto Leonardo Caglioni, il ragazzo di Bergamo che è diventato ormai grande, non solo grande a livello anagrafico. Ed ora premiazione per seconda posizione per Gianmarco Quaresmini. Gianmarco Quaresmini, il vincitore Leonardo, e Leonardo Caglioni che entra di prepotenza in lizza per il titolo della Carrera Cup Italia edizione 2021 e anche per la vittoria nello Scholarship Program. Ma ora Ino Di Mameli. Nazionale del vincitore con Leonardo. Bella questa classifica, un mix tra gioventù ed esperienza, con Leonardo Caglioni che step by step si sta avvicinando al proprio obiettivo. Era così anche all'epoca del kart, aveva iniziato quasi in sordina cercando di imparare ad osservare tra i grandi. Adesso sta, non sappiamo se stia aiutando Gianmarco Quaresmini a stappare lo champagne, il più veloce champagne. Sicuramente Alberto Cerqui. Caglioni ha qualche problema
problema, stesso problema anche con Gianmarco Quaresmini. Cerqui comunque è contento, è un po' avaro, vedete, non offre da bere ai due amici rivali. Adesso dove va Quaresmini? Probabilmente a farsi sostituire la bottiglia, mentre Caglioni c'è riuscito, no? Dovete capire Caglioni, 18 anni, non ha avuto molto confidenza con l'apertura delle bottiglie, è più bravo con l'acceleratore, con i freni, ma vedo che ci sono veramente dei problemi di realizzazione. Questa invece è l'immagine di Davide Mazzolini che sta parlando con Marco Cassarà e con Alex De Giacomi. Accanto a loro c'è il vincitore di cui vi parlavo prima della Silver, Max Montagnese. Non si sa che cosa si stiano dicendo. Cassarà è primo con la vettura del team Raptor, vettura del team Tsunami, naturalmente Bresciano Doc. Alex De Giacomi, che anche lui in passato è stato un grandissimo kartista, ben prima di Caglioni e della generazione di Leo, ma la generazione degli anni 90, poi ha iniziato a lavorare, a gestire la propria azienda e poi ha ripreso a gareggiare in Carrera Cup. Stiamo vedendo intanto un bello slow motion dei tre protagonisti, questi sono Cassarà e davanti a De Giacomo e prima Gabriele Rindone, e dei tre protagonisti della Michelin Cup che adesso vedremo sul podio, almeno la regia ci ha assicurato che ci sarà in diretta il podio della Michelin Cup che quest'anno ha avuto un grandissimo successo tra i piloti gentleman, sono circa 16, tra i 16 e i 17, un numero variabile a seconda delle gare. Naturalmente Cassarà e De Giacomi sono i due capofila di una pattuglia agguerrita di cui fanno parte anche Rindone, Randazzo, Diego Locanto, Luigi Peroni, Paolo Venerosi, Piccioli, Galassi e via via tanti altri ragazzi simpaticissimi. Eccoli qui, Rindone, De Giacomi sul secondo gradino del podio e Marco Cassarà, che è romano, proviene dal mondo dei rally, è stato un bravissimo rally, il pilota invece è il fratello invece è un pilota di altri campionati monomarca. Bravissimo Rindone, che grazie ai consigli che gli dà Enrico Vincenzi è cresciuto anche lui tantissimo nelle ultime stagioni. Ed ecco qui il premio meritatissimo per Marco Cassarà, che va a conquistare dei punti preziosi per la sua leadership. E su queste immagini vi do appuntamento domani mattina circa alle 12.55 per gara 2 della Carrera Capitale 2021. Arrivederci, grazie.